Era una di quelle giornate in cui tra un minuto nevica e c'è elettricità nell'aria. Puoi quasi sentirla. E questo salvadanaio era lì, danzava con me, come una bambina che mi supplicasse di giocare, per 15 minuti. È stato il giorno in cui ho capito che c'era tutta un'intera vita dietro ogni cosa. E un'incredibile forza benevola che voleva sapersi che non c'era motivo di avere paura. Mai. Vederla sul video è povera cosa, lo so. Ma mi aiuta a ricordare. Ho bisogno di ricordare. A volte c'è così tanta bellezza del mondo che non riesco ad accettarlo. Il mio cuore sta per franare. Apriti! Ciao a tutti ragazzi, il film che voglio... Mio Dio, chi è morto? Scusate un attimo. Cominciamo benissimo, non bene. Allora, ciao a tutti ragazzi, il film che voglio recensire oggi è Posti in piedi in paradiso, anche se non so perché ogni volta ve lo dico, visto che già lo sapete voi, perché è scritto nel titolo. Lasciamo stare. Posti in piedi in paradiso. Questo è un film del 2012, abbastanza palese perché è ancora nelle sale, quindi... evidente che è del 2012 ed è diretto, sceneggiato e interpretato da Carlo Verdone. Qualche altra cosa? No, ok, via. Tra le altre interpretazioni possiamo trovare Marco Giallini per Francesco Favino e Michele Ramazzotti. Se fermiamoci giusto un secondo, ma un secondo su questi attori. È passato. Che cosa dire su Carlo Verdone? Sicuramente c'è da dire che è uno di quei bravissimi attori che ha fatto da transizione fra la commedia appartenenti ancora al neorealismo e la commedia all'italiana come la conosciamo adesso. Secondo me è uno dei migliori di questo genere perché è riuscito ad adattarsi periodicamente con l'esigenza dello spettatore, quindi secondo me è un grande. Oddio, con questo non voglio dire che è perfetto, perché sicuramente si è inserito in certi film in cui non c'entrava niente, sia per il tipo di comicità che è totalmente diverso da quello che lui vuole proporre in tutti gli altri suoi film, cioè la sua solita comicità, sia perché i film sono oggettivamente brutti. Posso quasi dire che i film che non mi sono piaciuti di Carlo Verdone sono quasi tutti quelli che non sono stati diretti da lui, anche se non è proprio così, perché alcuni film del tipo 7 kg in 7 giorni mi sono piaciuti molto, che è stato diretto però sempre dal fratello, cioè Luca Verdone, e quindi sicuramente il suo zampino c'è stato. Ho deciso di non perdere più tanto tempo citandovi i film di ogni singolo attore, perché secondo me è inutile, perché diciamo la concezione filosofica che sta all'interno di queste mie citazioni ho capito che è abbastanza inutile, perché vi spiego. Secondo me è inutile citare i film degli attori, perché alla fine voi potete andare anche per esempio su My Movies, su Wikipedia, a vedere questi film da vedere. Infatti su My Movies c'è anche i film consigliati, cioè no, assolutamente no, assolutamente sì, ni, e quindi potete andare anche lì a vedere i film. Quindi io non ve li consiglio proprio per questa motivazione. E vi voglio dire anche un'altra cosa, io non vi voglio consigliare i film perché mi sono stancato di farlo. Poi c'è anche Marco Giallini, che è un attore che non conosco molto, molto approfonditamente. Quello che so è che ha interpretato La Nuova Squadra, come diciamo le sue esperienze televisive, mentre invece per quanto riguarda le esperienze cinematografiche di lui ho visto soltanto Il Dolore e Lara, diretto e interpretato sempre da Carlo Verdone, e ho visto poi ACAB con Pierfrancesco Favino. Questo è tutto quello che so di Marco Giallini. Con questo non voglio dire però che è un cattivo attore, perché mi ha fatto parecchio divertire in questo film, e secondo me è una comicità che si avvicina molto alla comicità di Christian De Sica, però non ha bisogno di quelle fasi eccessive, quelle fasi di enfasi troppo marcate per rendere il proprio concetto, e quindi sì, forse mi piace anche di più. Forse non è capace di fare quelle smorfie tipiche di Christian De Sica, però la comicità è molto simile e molto più velata, e quindi è una comicità che mi piace di più. Quindi bravo Marco Giallini. Poi c'è Pierfrancesco Favino, che secondo me è uno dei migliori attori del cinema italiano. Infatti non so quali film citarvi ragazzi, perché veramente sono tanti che mi sono piaciuti. Il primo e l'ultimo bacio, diretto da Gabriele Muccino, mi è piaciuto anche Baciami Ancora, anche se è stato parecchio criticato. Poi ce ne sono tanti altri. ACAB, dovete assolutamente andare a vedere ACAB, che è uscito da poco, mi pare che è uscito
a gennaio, febbraio di quest'anno, quindi è ancora recente, dovete andarlo a vedere. Forse in qualche cinema lo riproporranno perché è veramente un bel film. Ma il migliore di tutti, ragazzi, è Il romanzo criminale. Dovete assolutamente andare a vederlo, perché se non l'avete visto, finite di vedere questa recensione. Dovete assolutamente andare a vederlo. Poi ho fatto anche delle grandissime interpretazioni per il cinema americano ed è grandissimo. Mi ricordo la parte di Cristoforo Colombo in Una notte al museo, in cui, cioè, non diceva niente di particolare, però non lo so, mi faceva morire. Forse perché sotto quel costume d'oro sapevo che c'era lui e quindi mi faceva ridere soltanto questo. Però dovete andare a vedere quella parte in cui fa Cristoforo Colombo. Bellissimo. Poi c'è Angeli e Demoni. Angeli e Demoni, mi pare che si dice. C'è sempre stato questo mio dubbio. Angeli e Demoni, Angeli e Demoni. Quello con Tom Hanks, andate a vederlo perché è abbastanza bello come film. Non è eccezionale, però per la maniera in cui è stato costruito è veramente epico. Se proprio volete potete anche andare a vederlo nelle Cronache di Narnia. Mi pare il secondo, il principe di Caspian. Io non sono molto esperto perché io odio le cronache di Narnia. Se volete potete andare a vederlo lì. Ma se volete vedere Francesco Favino al meglio, per favore non andate a vederlo. Ve l'ho citato soltanto perché è una produzione americana. È un film, ahimè, abbastanza importante, quindi ve l'ho citato, quindi io non l'ho visto. So che c'è, però non andrò mai a vederlo in quel film perché non ho visto neanche il primo. Anzi, l'ho visto, però mi sono fermato a metà perché non mi piace, non mi piace, non mi piace. Passiamo a Micaela Ramazzotti. Per la parte che fa è abbastanza brava. Però io ho visto praticamente lo stesso personaggio interpretato in un altro film. Questo film si chiama Tutta la vita davanti e dovete andarlo a vedere perché, nonostante sia molto diverso dal film che vi sto recensendo adesso, tratta delle tematiche sociali importanti e il ruolo di Micaela Ramazzotti è totalmente uguale a quello che fa adesso in Posto in piedi in paradiso. Cioè, la ragazza impacciata, timida, un po' matta, sexy nella sua ingenuità, è veramente, secondo me, il personaggio è totalmente uguale a quello che ho visto in quell'altro film. E quindi, secondo me, è brava nel ruolo che interpreta adesso. Però non è una grandissima attrice perché si vede già, dovete andare a vedere, la primissima parte che interpreta in questo film di Carlo Verdone, che va, secondo me, molto in difficoltà perché si ritrova ad interpretare una parte abbastanza non simile a quello che ha già interpretato in precedenza. E fa in difficoltà, infatti secondo me ha fatto un'interpretazione pessima nella sua primissima parte, cioè quando litiga con il ragazzo. Vabbè, questa sì, è sì una considerazione personale, però, cioè, vedendo gli altri film è una cosa abbastanza oggettiva secondo me. Vabbè, mettete nei commenti qualcosa perché sono combattuto su questa attrice. Parlando vagamente della trama, però cercando di contestualizzare quello che poi dirò dopo. Allora, questa è la storia di Ulisse, Fulvio e Domenico, che dopo essere stati dei grandissimi professionisti nei loro ambiti lavorativi, tradiscono le proprie mogli e si ritrovano praticamente come dei miserabili, cioè non riescono neanche a pagare un fitto di casa e quindi questi tre, incontrandosi, visto che Domenico è un agente immobiliare, incontrandosi decidono di vivere insieme a 250 euro al mese per ciascuno. Diciamo che la storia si sviluppa sempre su questa crisi e su queste tematiche sociali, cioè che Fulvio, interpretato da Pier Francesco Favino, non riesce a realizzarsi nel proprio lavoro perché, dato lo scandalo che aveva dato per avendo tradito la moglie, perché lui era un giornalista e l'aveva tradito con la moglie del suo capo. Essendoci stato questo scandalo, lui da grandissimo giornalista poi si ritrova a fare soltanto tipo articoli di gossip, cronaca rosa, e quindi è molto umiliante per lui. Poi c'è Ulisse, interpretato da Carlo Verdone, che era un grandissimo discografico che però fallisce per aver sostenuto la moglie, che era una cantante giovanissima, diciottenne, e cosa paradossale,
la moglie lo lascia perché si crede ancora una grandissima cantante. Poi ci sarà una rivelazione alla fine del film, che però non vi voglio dire. E quindi si ritrova in questo negozio di dischi, cosa abbastanza umiliante, perché lui era un grandissimo discografico, e quindi adesso c'è un negozietto piccolissimo in cui vende ancora il vinile. Cioè, chi è che compra ancora il vinile, ragazzi? E poi c'è Domenico, che dopo essere stato un grandissimo agente immobiliare, tradisce la moglie con un amante, e questa amante si scopre che ha un figlio, cioè si scopre all'inizio, quindi non è neanche una grandissima scoperta. E quindi da grandissimo agente immobiliare viene degradato anche lui. Conserva sempre il suo posto di lavoro, però per riuscire a vendere delle case si ritrova in situazioni veramente disagiatissime. E quindi questa è la storia di questi tre uomini. Ragazzi, questo film mi ha messo un'ansia terribile. È molto divertente, veramente molto divertente, mi ha fatto morire, perché si riesce a scherzare su delle tematiche veramente molto importanti e ti fanno schiattare dalle risate, però alla fine del film ti viene quasi da piangere, perché è bruttissimo vedere... Vabbè, tu dici, questo può succedere a dei ragazzi ed è considerata quasi la normalità, cioè dividere un appartamento con dei ragazzi, magari con che tu devi studiare, e quindi ti ritrovi in queste situazioni, è anche abbastanza divertente. Però per degli uomini di 40, 50, Carlo Verdone anche più di 50 anni, è veramente molto triste. Non so, a me ha messo particolarmente ansia. A 50 anni uno dovrebbe, almeno nel suo ambito e sempre relativamente, dovrebbe essere realizzato, non solo lavorativamente, ma anche per quanto riguarda gli affetti, per quanto riguarda la propria situazione familiare. E vedere questa situazione disastrata di questi tre uomini che si trovano in questa casa veramente molto brutta, che ci passa anche la metropolitana e quindi trema. Cioè, veramente una situazione molto disagiata. E non so se avete notato, ma io in questa recensione sto appesantendo molto, perché mi ha messo veramente molta ansia questo film. Però questa ansia ti viene soltanto alla fine del film, perché durante il film è uno scatenarsi di situazioni comiche esageratissime, quindi è molto divertente. Il messaggio sociale è espresso egregiamente. Forse il film non è dei migliori, perché a parte i protagonisti principali, le interpretazioni non mi sono piaciute tantissimo, soprattutto per i personaggi secondari, tipo la moglie, l'ex moglie di Carlo Verdone, oppure l'ex moglie e l'amante di Domenico, come si chiama? Domenico, vabbè, comunque Marco Giallini. E quindi possiamo dire che questo è un film riuscito a metà, perché non è riuscito a distinguersi da tutti gli altri film di Carlo Verdone, che diciamo vanno dal 2000 ad adesso. Infatti io penso che uno dei migliori film di Carlo Verdone che sono stati girati negli ultimi anni sia Italians, che alla fine è metà film, non è un film perché sono due episodi Italians. Cioè, questi film, delle commedie in cui vuole esprimere delle grandissime tematiche, e quindi mettono anche un pelo di tristezza. E non si distingue tantissimo dagli altri film di Carlo Verdone, e quindi per questo non posso dire che è eccezionale questo film. Però è bello, ragazzi, ve lo consiglio, dovete assolutamente andarlo a vedere prima che esce dalle sale, perché questo secondo me è un film che, una volta uscito dalle sale, è difficile che uno tipo si va a comprare il DVD. Quindi approfittatene, andate a vederlo e vi emozionerete tantissimo, ragazzi. Detto questo, vi do un anticipo di quello che farò nel prossimo video. Vi viene in mente qualcosa? Quindi vi rimando al mio prossimo video. Ciao!